vediamo questi fenomeni via web, è vero? Sì, sì, però sono loro che si esibiscono. Lo so, ma tu ci devi presentare, io per questo, cioè per noi è già un piacere. No, stavo scherzando. Sì, sì, sono, cioè sarà sicuramente una serata bomba, siamo belli gasati di ascoltare il Pagante. Ma loro sono di Milano, tu sei di Torino? Di Torino. E loro sì, sono di Milano? Di Milano. Vi conoscete bene? Sì, perché siamo, poi facciamo anche parte della stessa etichetta, quindi lo so. Siamo tutti amici, conosciamo da un po' di tempo. Allora ce li presenti, così dicono i ragazzi di Spezia TV. Non c'è bisogno di presentazione, però almeno il conduttore. Vi presento il Pagante! Eccolo! Allora, ditemi, ragazzi, questo video che sta facendo un successo con Vamos, giusto? Vamos. Vamos. Vamonos. Vamonos. Una sillaba in più. Diciamo 2 milioni di visualizzazioni abbiamo visto proprio noi. Oggi. O ieri, insomma. No, oggi ho visto 2 milioni di visualizzazioni. Da oggi, esatto. In 2 mesi. In 2 mesi. Sì. Non ce l'aspettavamo, quindi siamo felicissimi. Siamo un po' emozionati. E qui da, in Capanina invece sono 1200 persone, cioè per la Capanina è un record. Sì. Siamo onorati di aver portato questo record questa sera qui alla Capanina. Chiudiamo tra l'altro grande, perché è la nostra ultima data estiva, esatto, quindi chiudiamo il tour in bellezza e ricordiamo che nel nostro secondo pezzo citiamo la Capanina. Ah sì? Sì. Curma e Cortina sboccio in Capanina. È vero, è vero, è vero. Ma voi in Capanina ce l'avete già stati? Mai. Sì, io in passato sì, ma per divertirmi con gli amici, non per lavorare. Ma tu lo sai che questo è locale, uno dei locali più storici italiani, dove qui hanno cantato i più grandi cantanti. Lo so, me l'hanno detto. Ben so. Lo sapevi te? Sì. Che la Capanina è il locale. Sì, sì. Sto scherzando, dai. Bisogna scherzare un po'. Assolutamente. La prima. Com'è andata a Folonica? Dove? A Follonica. Dovevi fare un concerto a Follonica. No, a Forte dei Marmi. No, hai fatto anche a Follonica, avevi detto. Non mi ricordo. Sì, Comunque è andato bene. So che tu fai successone. Ragazzi, stasera qui vi aspettano con tanto onore, con tanto piacere. Quali sono i pezzi che andrete a fare? Tutti quanti? Sì, tutti. Stasera tutti. Faremo la nostra povera selecta, però la facciamo tutta. Allora, noi di solito diciamo a tutti, giusto? Un saluto a tutti gli amici di Spezia TV. Okay. Lo fate, un saluto? Un saluto Spezia TV. Un saluto a tutti gli amici di Spezia TV. Col direttore sono più di 2000, il record della stagione. Ma qual è il vostro segreto? Non c'è, nel senso, noi facciamo il nostro, poi se le serate vanno bene siamo contenti, meglio così. Di solito va sempre bene così, ci dicono sempre record pienone, noi siamo contenti. State sfruttando questo successo. Qui a fianco a te c'è uno dei ragazzi che ha creduto in voi e vi ha portato, lui organizza bellissime serate ogni lunedì sera, è vero? Sì, è vero. Come mai? Hai creduto in loro? Ma hai avuto senso? Cos'è stata la cosa? L'idea. Diciamo che loro sono seguiti da tantissime persone, fra cui io che sono un loro fan, e quindi sono stato il primo che ha creduto in questo progetto e a vedere dai risultati ho fatto bene e sono molto contento di averlo qua con me, sia lui che le due ragazze. Io vi ho conosciuto via televisione a Roma, in Piazza del Popolo, avete stravinto, diciamo, è vero? Faccio finta di aver l'auricolare. Sì, abbiamo partecipato alla categoria giovani del Coca-Cola Summer Festival. Per noi è stata la prima grande esperienza su palchi del genere, perché il nostro ambiente, diciamo, è la discoteca. Quindi poter confrontarci con i grandi nomi della musica italiana, poter avere contatti con loro, dei feedback con loro, cioè da parte loro, è stato sicuramente un'esperienza nuova e positivissima. E dietro le quinte cosa vi dicevano? Avete avuto qualche
dialogo con qualcuno famoso? Sì, cioè chiaramente. Raccontici qualcosa, dai. Non si può dire tutto, però abbiamo avuto la fortuna di conoscere, per esempio, J-Ax, che io ascoltavo fin da ragazzino e che ci ha detto che ci conoscevo molto bene, ci ha raccontato come ci ha conosciuto, eccetera. Quindi abbiamo avuto un feedback molto positivo da lui, da Mischilla. E poi, diciamo, noi siamo sotto Warner Music, quindi abbiamo avuto il piacere anche magari di conoscere Neck, Marco Carta, insomma altri artisti. Abbiamo conosciuto, vabbè, anche Fedez, anche se l'avevamo già conosciuto, e poi non mi ricordo, però insomma. Noi, diciamo, vi ameriamo e speriamo di incontrarvi alla Spezia in qualche concerto, e cercheremo di conquistare. Io sono già venuto. Sono già venuto a Juxtap tipo. Cos'era? Sì, febbraio. Ah, eh sì, Juxtap è un nostro locale di Sarzana, provincia della Spezia. Con il buon Sandro Replay. Sandro Replay. Dov'è adesso? È Ibiza, noi sappiamo che è Ibiza. Quel porco. Allora, mandagli un saluto a Sandro. Ciao Sandrone, speriamo di vederci presto. Sandro, vedi, ti conosco da tutte le parti. E non mi mandare i messaggi su WhatsApp de che fai le strade in Versina, tanto non ci posso venire. No, con lui adesso abbiamo presentato La Noce Pirata, che lui la replica anche a Ibiza. Okay. E ha avuto un grande successo nelle spiagge dello Spezia. Ah, sono contento, dai. Allora, un saluto a Sandro e tutti gli amici di Spezia TV. Di Spezia, di Sarzana e dintorni. Ciao ragazzi. Ciao.